Salve amici, ci occupiamo di due cose molto importanti. La prima è quella che riguarda la sicurezza del giorno dei ceri, però quelle ce ne occuperemo subito dopo il 2 giugno, finita la serie senaiolesca. Quest'oggi invece ci vogliamo occupare di Viale della Rimembranza. Io mi trovo qui in questo monumento che è stato realizzato grazie all'intervento del Rotary Club che poi vi mostreremo. E quello che vogliamo segnalare è il degrado, che adesso noi andiamo a farvelo vedere. Ricordiamo, magari molti non lo sanno, che le vittime di guerra a Gubbio sono state 722. Le piante messe a dimora, con sopra la targhetta, poi vi faremo vedere anche le targhette, sono state 403, ne mancano all'incirca 300 più, ma poi considerando che qualche pianta si è seccata. E quindi quello che facciamo noi, quello che proponiamo noi è questo. Ora vi facciamo vedere perché siamo qui. Ma quello che noi proponiamo è quello che, là dove finisce, perché più di queste le piante in Viale della Rimembranza non ce ne entrano, o si piantano, si mettono a dimora alcune piante, oppure si mettono delle targhette su altre piante, individuando dei luoghi, dei posti, dove ogni persona ha la sua pianta dedicata. Le targhette devono essere rifatte tutte quante nuove, adesso ve le dimostreremo, sono tutte arrugginite, non si leggono più neanche i nomi. Adesso vi facciamo vedere come è ridotto questo luogo, messo malissimo. Allora, come dicevamo, questo è il luogo, noi adesso entriamo dentro questo cerchio, questo monumento, e guardate com'è ridotto, per esempio, è tutto quanto mal custodito, penso che alcune luci non funzionano, per non parlare di quello che è intorno. Eccolo qua, adesso ve lo facciamo vedere con calma, ve lo facciamo vedere questo di qui. Vedete com'è tutto quanto malconcio, messo tutto quanto male? Noi pensiamo che questo non sia giusto, e anche mancanza di rispetto per le 722 vittime che hanno combattuto e purtroppo non sono tornate, che sono un po' anche tutti i nostri anche parenti, amici, ma soprattutto questo è un monumento molto importante, e su questo monumento non dovrebbe mancare mai né la luce, né i fiori, né tutto. Deve essere messo tutto quanto a posto per bene, deve essere costruito, deve essere proprio quotidiano, non dico quasi quotidianamente, ma messo bene, cioè le luci che funzionano sempre, e soprattutto i fiori non dovrebbero mai mancare, perché è molto brutto così, c'è questa mancanza di rispetto, questo è molto fastidioso. E adesso passo a mostrarvi le targhette. Ecco quest'altra targhetta che non si riesce più a leggere neanche il nome. Tutto quanto, questo non è giusto, quindi ci vorrebbe essere un po' più di rispetto e un po' più di cura. Una terza targhetta, come dicevamo, anche questa qui, questa terza targhetta, non so se si riesce, adesso io provo con lo zoom, ma non so se si riesce a leggere il nome, non si riesce. Quello che noi diciamo sono tutte quante targhette che andrebbero risistemate tutte quante, messe a nuovo. E come dicevamo prima, bisognerebbe fare un'iniziativa che dove tutti quanti i 722 vittime, tutte le 722 vittime hanno la loro pianta e la loro targhetta dedicata. Io mi auguro che qualcuno voglia prendere in considerazione tutto questo, perché tutto questo è mancanza di rispetto per queste persone, specialmente come abbiamo fatto vedere il monumento. E ve lo ricordiamo che in questo monumento non dovrebbero mai mancare né i fiori e né la luce. È messo malissimo. Io mi auguro che qualcuno voglia prendere provvedimenti. Grazie.